Ho letto con molta attenzione e interesse questi due libri, La sporcastoria e Un processo per caso, e ne ho tratto così degli spunti, delle riflessioni che si avvicinano al mio mestiere di giornalista. Partendo dalla sporcastoria, questo tema, si tratta del tema dei rifiuti. Noi invece come redazione di Repubblica abbiamo seguito molto, molto da vicino il tema della tutela delle coste in questi anni e anche grazie alle nostre battaglie, ai nostri reportage, ai nostri interventi, le camminate in spiaggia a mezzogiorno d'agosto, la Regione in questi anni aveva provveduto ad emanare un'ordinanza che era molto restrittiva nei confronti degli abusi che si commettevano sulle spiagge pugliesi. Però non bisogna mai abbassare la guardia, come anche insegna la sporca storia. Tant'è vero che quest'anno c'è stato un cambiamento apparente dell'ordinanza, si è aperto un po' alle esigenze del mercato, dei bagnatori, e questo ha determinato un'epurazione dall'ordinanza di alcune punti fondamentali, no? di questa legge. Repubblica ha tenuto comunque dritta la barra, ha criticato il provvedimento, anche diciamo, facendone delle spese perché ci sono state dure reazioni, però adesso il risultato è che la Regione ha leggermente corretto il tiro, quindi questo è lo spunto che trago da questo libro, cioè che sulle tematiche ambientali non bisogna dare niente per scontato e mai bisogna abbassare la guardia. Mi ha toccato ancora più da vicino un processo per caso. Mi ha toccato da vicino perché, oltre perché è un collega che l'ha scritto, un collega giornalista, ma lo spunto che ho tratto è questo. Un consigliere comunale che esercitando una propria prerogativa, una prerogativa propria delle proprie, diciamo, delle proprie funzioni, viene arrestato. Allora noi in questi ultimi anni a Bari, dove la magistratura barese ha toccato, diciamo, dei volti grossi, dei nomi grossi, diciamo, della politica nazionale, alcuni colleghi che se ne sono occupati hanno subito comunque un attacco simile a quello subito dal dottor Ancora, nel senso che nelle loro prerogative, esercitando le loro prerogative, cioè indagando per scrivere degli articoli, sono stati a loro volta indagati per rivelazione di segreto, accesso abusivo al sistema informatico e ad altri reati. Ecco appunto, quando la magistratura, come in questo caso, ci si mette di mezzo, probabilmente non con tantissima competenza, come è accaduto nel caso Ancora, e impedisce a chi, come i politici e i giornalisti, hanno, diciamo, a cuore l'interesse pubblico, si generano dei fenomeni che sono ben rappresentati nel processo per caso.